difficoltà, attenzione, il servizio sempre di Flavio su Randazzo, ancora Dosange, l'attacco da parte di Sabbi, il punto da parte di Vigo Valencia. Avete visto come abbia provato Stefani l'attacco da passare, punto di Nishida, grande soluzione di Nishida. Fate vedere prima parte del campionato, qualità al servizio, la trova anche in questa situazione l'esultanza di Yuji, 19. Il nastro aiuta il giapponese, ma la fucilata c'è, e qui Yuji che aveva raccolto il pubblico, che aveva raccolta la panchetta. 14-12 Vibo, palleggio seconda linea di Joao Rafael, l'attacco, la difesona di Vibo Valencia, ancora la Tondo Callipo, riuscita muro a tre, la palla lì ballondola, c'è ancora la ricostruzione del gioco di Saita, gran palla dall'altra parte per Borges, la parata con il piede da parte ancora della prima linea di Vibo, c'è la ricostruzione del gioco di Dosange per Joao Rafael, il muro di contenimento che spizzica la palla per Vibo, poi arriva Yuji Nishida, ancora lui, spettacolare il giapponese che infiamma il palla maiata, 15-12, che Vibo, che Nishida ragazzi! Mani out del muro dopo questo scappo, provata cercando quella palla che ha scheggiato il nastro. 17-14 ancora il giapponese sugli scudi, pronto a esaltare le sue qualità. Il numero di Gabriele Di Martino, 18-15, ora Yuji Nishida a scaldare le mani del pubblico vibonese, lo fa con questa magistrale esecuzione da posto 5, la botta vincente, 19-15, ancora Yuji, ancora un punto direttamente dal servizio, che botta ragazzi, che punto, 6 punti ai 700, invece Aimone Alletti per Taranto e a meno 8 punti ai 2300, quindi piccole chicche per gustarci questa sfida che sta vedendo il finale di primo set 22-15 per la squadra di Baldovin che ancora punisce dal servizio, 22-15 primo set, amici telespettatori di Shida, un'altra fucilata in ricezione Taranto, poi ancora Stefani, la palla spizzicata a muro, poi Borges, attacco da parte di Yuji, sempre lui, indemoniato, 23-15, che Tonno Callipo Calabria ragazzi, che partita, che primo set soprattutto, andiamo a rivedere, Yuji Nishida, ancora Yuji, ammazzata dietro Pochini, ancora Dosange, c'è Joao, anzi Randazzo, la palla morbida proprio di Yuji per l'attacco vincente di From, 24-15, ben 9 set ball per Vibo a disposizione per l'uomo ovunque in questa partita, Yuji, 5, la mazzata, arriva l'Eisti Yuji che chiude a suo modo il set, 25-15, apoteosi di Yuji Nishida, strepitoso nel fondamentale del set. Rispetto al primo set, dunque Dosange in palleggio per Taranto, Stefani all'opposto, Randazzo, Joao Rafael, gli schiacciatori, Alletti e Di Martino in centrale, libero è Filippo Pochini. Vibo Valencia, ho visto la divisa, è preciso dalla battuta. Mazzata Borges dietro con la Saita, inventa per Nishida, decide di scaricare sulle mani del muro, trova il punto del meno 3, adesso occorre capire quale potrà essere l'approccio al set da parte di Vibo dopo aver vinto in quella maniera il primo set e soprattutto capire 3-18 proprio Randazzo in battuta. La palla velenosa, Saita si inventa questa difesa, poi Borges per Nishida, murato, mani out, mani out. E
se ci fate caso, cala Nishida, cala la percentuale offensiva di Vivo. E a temersi in questa fase cruciale del set. Poi si dice Vivo, attenzione da parte di Randazzo, poi l'attacco di Stefani, la grande difesa di Vivo, poi c'è Nishida, l'attacco dovrebbe essere fuori. C'è il tocco invece, c'è il tocco, alza, probabilmente meno forte della ricezione di Vivo. Attenzione, riceve adesso stavolta bene Borges, poi l'attacco di Nishida, è un babà, è una delizia, è da gustare. Hai visto sta palla? Andiamola a rivedere, Saita, che fa una cosa pazzesca. E poi grande spettacolo qui al Palamaiata. Vi ricordo il recupero della 14ª giornata di regular season della Superlega Credembanca. Campionato più... Siamo di Martino. Eccezione così così di Vibo, poi di Nishida. Di Fromma, un po' uscito dalla manovra. Vedete il dosaggio, ha trovato a prendere questa palla laddove ci sono solo ed esclusivamente i tabelloni pubblicitari. Poca la distribuzione su From. Taranto riceve bene From, ancora Nishida, la parata di Rucchini, dei giocatori calabresi, 17-20, c'è sempre questo gap di tre punti che rimane una... di Alletti, riceve Borges, palla in testa a Saitta, poi arriva il punto di Nishida, 18-21. Questa è la partita dove Nishida adesso pronto al servizio, stata di Nishida che trova l'ace nella zona di conflitto. Nishida è lui che infiamma il Palamaiata con questa bordata. Guardate lì, tra zona 5 e zona 6. È andata alle mani di Gabriele Di Martino, direttamente in battuta. Di Martino, palleggio di Borges, poi Saitta dall'altra parte. No look per Yoshi Nishida. Subito trova il cambio palla, 22-24. Se ne va il primo set ball per Taranto. La grinta della squadra vibonese. Aimone Alletti pronto, battuta, posizione di Rizzo precisa tra Saitta per Nishida, la palla è lì toccata, cade poi nella metà campo tarantina, 5-5. Tocco di Martino Muro, nessuno dei suoi compagni ha seguito l'azione. Joao Rafa, il muro vincente di Candellaro, 6-5, e adesso sorpasso per la squadra di casa, risultanza di Davide e Yuji Nishida. Da quella posizione nel primo set ha fatto veramente il disastro della metà campo tarantina. Nishida, la bomba micidiale di Yuji Nishida per l'ennesimo ace nella partita. Andiamo a rivedere come carica, come abbatte Pochini. Andiamo a rivedere Nishida, vedete come carica la squadra, la grinta del giapponese Yuji. E coach di punto dall'alto, attenzione al servizio ancora di Taranto, poi Saitta, il palleggio ancora di Saitta, attacco di Nishida, questa volta il money out del muro di Taranto, 21-16. Ma avete visto Saitta? Ha palleggiato in scivolata, ha palleggiato sdraiato. Stiamo assistendo all'ultima azione. Un palleggio veramente meraviglioso. Una votazione vicino al 7 per Dosange. Il palleggio di Roma, poi Saitta ci mette le mani. Candellaro
ci mette una pezza, attenzione, Joao Rafael, il bugger di Borges, poi salita ancora per Nishida, il punto di Vibo, ed applausi, ha difeso l'impossibile la squadra di Baldovin. Andiamo a rivedere qui Borges, poi salita, guardate questa palla in torsione, meravigliosa per Nishida.